Siamo contenti, quello che ho detto anche l'altra volta, aver fatto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni ci deve rendere noi orgogliosi di più. Però adesso siamo in un altro campionato, in un'altra situazione, quindi siamo partiti bene, siamo contenti, però i numeri sono importanti in questo giochino qua, i numeri sono impietosi. So che magari fai fatica a accettarlo, ma è così. Per fermare la Juve, qual è Ah, non lo so, dovrebbe giocare in 14-15, forse poi non basta neanche. No, a parte le battute, no, a parte le battute. Squadra forte, molto forte, e non capisco neanche queste. Abbiamo visto anche in Champions col Copenaghen, una partita stregata, un po' con tantissime situazioni, però insomma sono stati tirate fuori tante cose, una squadra che ha giocato, doveva vincere, però il calcio è così, il calcio mai niente scontato. Mi auguro sia così anche domani per noi. E dire Pirlo, però, credo che sia insomma, il giocatore, insomma, al di là dell'età, 34, un ragazzo, l'ho conosciuto, insomma, siamo stati anche insieme un paio di giorni, è un ragazzo fantastico. E quindi prima ancora di essere campioni in campo, sono campioni proprio come uomini, penso che lui sia proprio l'esempio. Tante poche parole, tanti fatti, e credo che insomma, sia il giocatore veramente qualcosa in più. Poi insomma Vidal insomma, lo sta dimostrando, anche lui è un giocatore bravo, ecco, poi di giovani, si parla tanto di giovani, credo che il giovane più forte in questo momento a livello mondiale sia Pogba, un giocatore talmente bravo a fare tanti ruoli, insomma, e chi ne ha più ne metta, quindi è difficile parlare di questa squadra, ecco, però se devo farmi un nome direi Pirlo, ecco, il giocatore veramente fantastico. Saldamento, magari. No, non ingaggiando dei gruppi, Gli facciamo uno sgambetto nel riscaldamento, magari cade. No, beh. Insomma, è difficile. Insomma. Vediamo. Credo che al di là dei confronti diretti, poi insomma, è sempre una squadra, quindi se pensi di andare dietro a tutto campo, fare tante cose, però qualcosa abbiamo preparato, qualcosa vediamo se riusciamo a farlo, ecco.